Serie B, il campionato degli italiani. Allo Stadio Adriatico di Pescara non ci si diverte più, che noia queste gare dei biancoazzurri che fuori casa riescono bene o male anche a conquistare punti preziosi. L'Adriatico non si vince e non si convince. Una stagione dunque che sta continuando a dare ulteriori delusioni ai tifosi del Pescara. Ne parleremo questa sera anche in vista della trasferta di Perugia. Buonasera dallo studio di Replay. Andiamo a presentare subito gli ospiti di questa puntata, a partire dall'allenatore Bruno Pace. Buonasera Bruno, ben ritrovato. Così come un ben ritrovato do all'opinionista giornalista di Telemax Gianfranco Semproni. Buonasera Gianfranco, buonasera, ben rivisto. Al suo fianco abbiamo un giovane allenatore come Fabio Montani. Buonasera Fabio, ciao, ben buonasera. Ritrovato. Qui alla mia sinistra c'è l'avvocato Massimo De Liberis. Buonasera Massimo, ben rivisto. Buonasera. E poi ritroviamo il compagno di viaggio Francesco Di Francesco. Fai buonasera così, Francesco, lui, perché lo vedo ogni settimana, quindi lo saluto, no, lo saluto ogni settimana. Vado a salutare in regia Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico, subito i numeri per interagire con noi, gli sms 392-623-7060 per fare considerazioni o porci delle domande. Per chi si volesse prenotare telefonicamente il numero è 085-93-0020 e il numero lo potete vedere in sovrimpressione, entrambi i numeri. Serata ricca questa sera di partite, posticipo di Serie B in corso, Latina Varese al 32esimo 0-0, tra pochissimo il posticipo di Serie A tra Chievo e Inter è finita 0-0 Empoli Torino, sempre per la Serie A, e poi c'è un posticipo di Lega Pro, la Cremonese di Giampaolo è impegnata con la Pro Patria 0-0, gara del girone A. Un'ultimissima notizia proprio di 40 minuti fa, notizia ufficiale, non è più Ivo Iaconi il tecnico del Brescia. Possiamo vedere proprio sull'iPad il comunicato ufficiale dal sito del Brescia. Il Brescia Calcio comunica che Ivo Iaconi non è più allenatore della prima squadra, la guida tecnica è temporaneamente affidata a Ivan Javorcic, già allenatore della Primavera. E poi ci sono i ringraziamenti di Prammatica al tecnico Ivo Iaconi, alcuni nomi di possibili sostituti, si parla di Serse Cosmi, si parla di Alessandro Calori e si parla di Bortolo Mutti. Al presidente Corioni la scelta. Enrico. Grazie Andrea, andiamo a salutare Valerio De Carlis da forzapescara.com. Buonasera Valerio. Buonasera Enrico, un saluto ai tuoi ospiti, a tutti gli amici telespettatori di TV6, agli utenti di forzapescara.com. Noi siamo in streaming sul nostro portale, come sempre per poter intervenire nel corso della trasmissione basta semplicemente commentare, poi Enrico durante l'ora e mezza della tua puntata ci chiamerà in causa per poter leggere lo stato d'animo dei nostri tifosi. Bene, allora Andrea Costantini ci ha parlato di questo esonero di Ivo Iaconi, ma noi ci interessiamo delle cose di casa nostra. Abbiamo intitolato che noia questo Pescara. Sei d'accordo Bruno? Sì, sì, ma non è che da adesso, insomma, che è un po' da tempo che questa squadra non ha, diciamo, tutte le stesse cose, non ha un'identità, non ha niente, è una squadra anche triste sta diventando, anche per l'espressione proprio del suo allenatore, che insomma Gianfranco Semproni venerdì nella sua trasmissione ha detto non ride mai, io ho detto addirittura forse si è anche offeso Baroni, non so come è fatto, perché non ha mai, cioè lui se si vince sta così, se si perde sta così, se si pareggia sta così, è sempre la stessa espressione e questo si deve. E i giocatori poi si identificano anche in questi atteggiamenti. Ma preoccupa più il non sorriso di Barrone, no, o la squadra che non fa ridere, sorridere? La squadra fa ridere. Non fa sorridere. Ma il sorriso di Barrone vuol dire, insomma, che ci vorrebbe un po' più di verve nel guidare una banda anche di qualità, una qualità a sprazzi. Qui ci sono non è un caso che uno possa fare 4 gol in 5-6 partite come ha fatto il Pescara, perché le condizioni, evidentemente c'è un potenziale offensivo che esiste e che è importante. Se Baroni col suo staff dovesse riuscire ad armonizzare questo capitale d'attacco con il resto
stavo per dire della squadra, per il resto della truppa, allora si potrebbe anche avere una squadra e anche sognare in qualche modo, ma questo vedo che non è così, perché qui sono dei talenti tipo Caprari, vabbè, non c'è da parecchio, tipo Pasquato, tipo ed altri, insomma lo stesso Salome, cioè, che da anni fanno le promesse, sono promesse e sono rimaste tali, perché ancora adesso Pasquato da mesi e mesi, da anni era una promessa. Cioè hanno delle potenzialità inespresse. Quindi ci vorrebbe qualcuno in grado di tirargliele fuori e non mi sembra Barone il tipo adatto. Oh, Gianfranco, quella con l'Avellino è stata una delle partite più brutte degli ultimi anni, anche con il Lanciano si era giocato male, però questa con l'Avellino, anche per l'avversario che proprio ha usato fase di ostruzionismo, proprio di calcio non si è visto nulla. Avellino è venuto qua proprio per un pareggio sacrosanto, ha giocato una bruttissima partita, ma io non mi preoccupo dell'Avellino, a me se non gioca l'Avellino chi se ne frega, io mi preoccupavo della nostra squadra che proprio avendo un Avellino così davanti, ostruzionistico, non apre il gioco assolutamente sulle fasce laterali, doveva aprire questa squadra, doveva spaccarla. Con un centrocampo non molto più forte. Non ci sono state occasioni da gol, nulla. No, non hanno fatto niente. Io penso che, a parte che questo allenatore non ride mai, ma io penso che a noi ci sta più per i fontelli. Ci prende per i fontelli. Ci prende in giro questo cagno 18 formazioni, la 18esima formazione che vince non si cambia. Questo domenica hanno fatto una bellissima partita, sabato per il scorrente, ricambia un'altra volta la formazione, mette un centrocampo, mette il biondo là che dopo 10 minuti tu lo devi cambiare immediatamente perché si vedeva che camminava in mezzo al campo, niente, non rimette il ragazzino e ci mette Kostić, forse perché lo devono vendere. Tu pensi che sia solo questo il problema, cioè cambiare la formazione? Sì, ma Cussone sta buono proprio. No, devi puntare secondo me, su un collettivo. Il calcio per me è molto semplice. Se poi lo vogliamo far diventare una scienza, allora facessero pure. Ci sono degli allenatori che vogliono farlo diventare una scienza, ma una scienza non è. A pallone devi correre, devi avere un'identità di gioco, ci vuole sacrificio, dedizione, puntare su un organico che sono quei 17, 18, 20 giocatori che devono girare tra di loro, perché diversamente se no che ne compra a fare due per ogni ruolo, se gioca poi non si sa, i terzini non li abbiamo, il ragazzino che doveva riproporre non l'ha riproposto e così si rovina un ragazzino. Io ho l'esempio di Belucci, io per 10 anni mi sono tirato Sarri a sangue, non ha vinto mai, sempre retrocesso, 10 anni me ne sono tirate, perché ha distrutto un giocatore che si chiama Belucci. Bell'ala. Sì, l'ala destra che fece 2 partite in Serie B eccezionali, non lo ripropose, poi questo ragazzo andò in depressione perché giustamente dice a se stesso, fatto 2 partite eccezionali, questo non mi ripropone, è chiaro perché poi quella è un'età molto... Ma secondo voi, ecco, prendo spunto dal tuo discorso, è un problema di singoli o di squadra? Qui no, è la squadra problema, che proprio non gira, è un problema di squadra, questo non sa assemblare la squadra, non l'ha assemblata, sono 18 partite che ancora riesce a capire che tipo di squadra... Torna a ripetere, io penso che a noi pescaresi ci sta più per i fontelli, per i fontelli. Ma in che senso? Per le dichiarazioni che fa a fine partita? Sì, ma lui prende in giro a se stesso, quando fa anche le dichiarazioni strane, quando tu lo senti, capito? Salvo la squadra quando vince, poi non lo so, cerca delle giustificazioni assurde. Oh, onestamente mi sembra uno di Villapino, di Villa Serena. Tu Villa dentro ci sta Garibaldi, Napoleone. Lui non lo so che tipo di ruolo no, può fare là in mezzo. È andato 3 mesi a dire la squadra è stata fatta in ritardo, quindi non ci può essere la questione. Non è possibile. Vabbè, ogni allenatore cerca di portare acqua al suo mulino, ma però quello poi... che mi meraviglia, caro Enrico, di più è anche il nostro presidente. Cioè, prende anche in giro il nostro presidente, perché tu gli fai fare la squadra, fanno una partita e poi non è vero che lo spogliatoio è unito. Se sentite le vaffanculo da qua fino a Cannecatti dentro lo spogliatoio, inizia a inghiatterare la giubbina in faccia, poi le cose si sa, non è che non escono le cose fuori dagli spogliatoi, perché non sono in grado neanche di tenere quella porta chiusa e lavare i panni tra di loro, e lo spogliatoio è spaccato, invece di unire avevano detto lo spogliatoio unito, non è vero niente, tutte bugie, tutti pinocchi. Sentiamo Massimo De Libres, poi Francesco e Fabio. Massimo.
E poi volevo chiudere, chiedo scusa. No, anche abbiamo curva. Un'ora e mezza. No. Un certo Tiziano della curva che sta insieme alla curva, un ragazzo meraviglioso della curva, questi che stanno sotto l'acqua, sotto il freddo e vi discorrendo, giustamente ti dice, sembra, non ci può essere più allo stadio, io sono un curvi, sono un ultra, ma questi ci stanno D'altronde le presenze sono sempre di meno, gioia, no? Tutta la gioia, tutta il desiderio di dire forza Pescara, questo proprio ti sta levando, come se tenesse una siringa anche e te levo lo sangue. Qui nessuno sta chiedendo no, niente di eccezionale. La promozione o il bel gioco, quindi, ma un tanto, minimo di gioco, tre passaggi di fila, non è che si chiede chissà cosa, no Massimo? È vero che non è la prima volta che capita che almeno qui a Pescara vediamo un non calcio, comunque abbiamo un collettivo che però non è una squadra ma è un insieme di singoli che in altre circostanze sono stati anche ottimi singoli, ma che comunque non riescono. Cioè tu dici questo tipo di calcio l'abbiamo già visto in passato? Ma voglio dire, io spesso ricordo a me stesso e non solo come anche nel 2000-2001 avevamo uno squadrone di singoli, ma che era una squadretta come collettivo. Ma questo dipende anche da chi guida i singoli. Era la retrocessione con Rossi, Pulici, Galeone, però giocava un po' meglio, non arrivava. Ma perché aveva dei singoli che comunque avevano degli spunti personali di rilievo, se non altro perché erano dotati tecnicamente rispetto ai singoli che abbiamo oggi. Ma per quell'anno avevamo 40 giocatori e poi è venuto pure Rossi è partito, però retrocedemmo mestamente ultimi, il gioco fondamentalmente non c'era. Quest'anno è ancora peggio, ma perché la squadra è composta da singoli che non hanno le stesse potenzialità dei singoli dell'epoca, per esempio. E poi è tutto. Quindi ci sono delle giustificazioni per Baroni in base al tuo discorso? L'avviso di buttare tutta la croce addosso a Baroni, che senz'altro avrà le proprie responsabilità, ma non credo che sia sufficiente guardare soltanto l'insieme dei singoli per addossargli le responsabilità, perché io penso che le responsabilità vanno distribuite a partire da chi sta più in alto. Non penso che facciamo fatica, anche guardando l'anno scorso, che alla fine sono tre anni, ma non perché non sono arrivati i risultati, perché i risultati paradossalmente possono arrivare anche se uno non esprime bel gioco, basta che si guardi il lanciato dell'anno scorso, che tra l'altro aveva proprio battuto in panchina e che in qualche modo, soprattutto in zona Cesarini, riusciva a trovare lo spunto per vincere anche la partita. Perché c'è un gruppo storico che però lì c'è, esatto, c'è comunque un gruppo, c'era un gruppo affiatato. Qui noi non vediamo un gruppo affiatato dall'anno successivo a quello di Zema, ossia dalla Serie A. Non abbiamo un gruppo, non abbiamo una squadra, non abbiamo dei singoli che possano essere veramente validi. Scusa, ma non abbiamo neanche una tranquillità di gruppo, perché io quando ho visto quella partita che Lazzari ha dato una sberla, insomma quello lì, quell'altro Buccino ha preso il pallone, ha tirato lì e ha preso il giocatore CD1 e non ho sentito né il presidente né l'allenatore dire qualcosa e criticare, no, l'arbitro la dice lunga, viene dopo. Esatto. Ma come si permette un Puccino, prende la palla, tira per aria tutta voi e prende tre giornate invece di uno? Ci ha aiutato perché è uscito quel ragazzino, magari ha giocato al posto suo, ma è tutto il complesso. Quando è uscito Pasquato, che il compagno, scusa, già vai, tu metti la mano in bocca per evitare tutti di sentire quegli improperi e quelle cose lì, e Pasquato uscendo ha salutato, io ho visto Baroni girarsi di schiena e quello è passato dietro. Io che ho fatto l'allenatore, io avrei detto mentre passava, ciao Pasqua, ci vediamo dopo. Anche Bjarnason si è lamentato della sostituzione. Ma che stiamo scherzando? Ma è questo che, allora, se noi diciamo che questa squadra, ho sentito dire tante volte, non c'è professionismo, non ha un leader a metà campo, non ha un leader in attacco, non ha un leader in difesa, ma non ha neanche un leader massimo, come si chiama, quello cubano, sulla panchina, insomma. Ma non c'è leader da nessuna parte. Quello è importante, non è solo stiamo a vedere il palleggio e le cose, importante la conduzione anche psicologica della squadra. Francesco? Meno male che cambiano almeno in questa trasmissione, ma credo anche nelle altre, gli ospiti lunedì dopo lunedì, perché gli argomenti sono sempre gli stessi. Chi sostiene? No, per dirti che non cambia nulla, non è una critica né a te né a chi parla. Purtroppo gli argomenti sono gli stessi, perché Barone è ancora sulla panchina del Pescara, perché secondo me io avrei già
ma lo dico da tante settimane, avrei già provato con un altro allenatore, oppure devo dire che qualcuno avrebbe dovuto dire no, l'allenatore resta al suo posto, vanno via 4-5 giocatori per dare un segnale, per provare a fare qualcosa, perché qua mi riaggancio subito al, prima che me ne dimentico, a quello che diceva Bruno. Lo so Bruno, ma me lo insegni tu e me lo insegna anche Montani. Un conto è giocare fuori casa, un conto è giocare in casa. Quando in casa devi costruire, quando in casa devi dimostrare di avere idee, quando in casa, come diceva Sembroni, devi provare a allargare il gioco, a fare qualche movimento, a fare quel qualcosa che ogni, che quasi tutte le squadre, dobbiamo dire quasi, non tutte, fanno su indicazioni dell'allenatore in casa. E in casa, anche con Frosinone, sì, però, in casa vengono alla luce maggiormente i limiti e della squadra e tu, dell'allenatore. Però, se vogliamo andare al cuore del problema, cioè le vostre valutazioni, questa squadra con un altro allenatore, certo non c'è la controprova. Non lo so, ma che ne so io. Avrebbe una classifica diversa, avrebbe un gioco diverso. Ti rispondo, no? Iniziamo, ti rispondo da Fabio subito Montani, senza togliere più la parola agli altri, poi mi sto zitto per altri 10 minuti, ci mancherebbe. Io è da settembre che dico che forse questi giocatori messi insieme non sono in grado di formare una squadra. Se poi ci metto un allenatore che non gli dà niente, perché la realtà ci dice questo, io non ho niente contro Barone, perché non me nessuno ne frega niente, niente Barone, di Barone, no. Ride, non ride, fa l'allenamento a porte chiuse, lasciamo stare, vabbè, lasciamo stare, l'allenamento a porte chiuse è un'altra delle fesserie, vabbè, che continua a fare Barone e che gli permettono di fare, però è un dato di fatto che questa squadra, giocatori che forse è un dato di fatto, sono bravi, che lo allo stadio vanno sempre meno tifosi, meno spettatori. Questa è una squadra che forse singolarmente è formata, dico forse perché anche qui è tutto da rivedere, formata da giocatori che insieme, che magari singolarmente sono bravi, Fabio Montani, che insieme non fanno squadra. In più aggiungici Baroni. Non è un valore aggiunto, insomma, Baroni, di questa squadra. Sicuramente il Pescara non gioca bene, attualmente non sta giocando bene, forse non ha mai espresso un gioco fino ad adesso. Sono 18 partite adesso. E sono tante, perché adesso gli equilibri quando arrivi a Natale sono Qual ben... è la formazione del Pescara? No, non si sa la formazione, non si sa il capitano. Io penso una cosa, che io vedo molte partite. Il campionato di Serie B quest'anno è molto molto livellato in basso. Veramente forse uno dei più scadenti degli ultimi anni. E ogni anno però lo ridiciamo, è sempre più in basso andiamo. Sì, sì, no, ma è un problema del calcio italiano. Adesso la B quest'anno è veramente una cosa non bella da vedere. Il Pescara, dal mio punto di vista, per quelle che sono le mie conoscenze, ha un parco giocatori importante per come è la Serie B quest'anno. Ha doppioni per ogni ruolo. Il Pescara ha costruito una squadra, la società ha costruito una squadra di elementi molto validi. Scusami se ti interrompo, però anche sotto questo aspetto non tutti sono d'accordo, perché non ritengo una squadra competitiva per un campionato importante. Cioè, se tu vai a vedere le rose delle altre squadre, io di questi grossi nomi, di questi grossi calciatori non ne vedo. Sì, vedo, e allora, io vedo, e allora Baroni va cacciato in questo preciso istante. Però se io, come dici tu, io le posso dire, se mi fa... Baroni va via, deve essere tolto subito. Io di partite di Serie B ne ho viste tantissime. E io, se le devo dire che non ho visto un gran calcio, oppure qualcosa di meglio di quello che fa vedere il Pescara adesso, le dico la sincera verità, non l'ho visto. Io quelle rare volte che ho visto... Abbiamo criticato l'Avellino, che ha fatto quello che ha fatto domenica scorsa, è inguardabile, il mister dice così, sì, inguardabile. Io però penso... a Pescara è stato così, altre gare le ha fatte l'Avellino. Allora, tutti quanti dicono che il Carpi gioca bene, o che comunque... Io non sono assolutamente d'accordo, io vedere 10 giocatori dietro la linea della palla con Bakoku da solo avanti, e lanci la palla e quello fa la guerra perché è un animale da solo contro le difese, a me non mi sembra un bel gioco. 10 persone dentro la porta. A me non interessa il bel gioco. Eppure sta primo. Sì, ma a me, bravo, a me non interessa il bel gioco, a me interessa un gioco funzionale alla squadra, a quello che devo ottenere e alla caratteristica dei giocatori. Me... Vedete che poi il Carpi ha rubato 35, 30, quanta cazzarola di punti c'ha? Il Frosinone. È il discorso che le facevo prima, il livellato in basso. Il calcio è in... Allora, interessa. Se il Pescara ha una rosa competitiva, sì, se il livello della B scende sempre di più ogni anno, se le squadre non giocano al calcio, sono tutte attenuanti per Baroni a questo punto. Gianfranco. Ma
quale attenuante? Anzi, sono drammatiche le cose. Le drammatiche, no, tutti giocano male. Dovrebbe approfittare, però si sta distanziando. Intanto tutti giocano male. Tutti giocano male. Ma quanto mai tutti? Qua non va niente. Tutti quanti, quando abbiamo visto. Lascia perdere il Frosinone. Se tu non vedi, non riesci. Adesso bisogna valorizzare alcuni giocatori. Almeno valorizza questi benedetti giovani che sono entrati anche per la rottura della cuffia, perché si è rotto Tisi, si è rotto Cai, si è rotto Sembroni, via discorrendo. Manchi li adoperi, tu in un certo momento mi lasci Zubare e Cimbaghini, quando ti serve uno a centrocampo come il loro Colate, e più caro per Piresi che cammina, perché tu pensi sempre che a Cossù mi si inventano passaggi, che a che cosa, e chi stinga aspetta a Cossù che mi si inventano passaggi? Tutti stiamo aspettando adesso quando rientra cosa Bruckman, quando rientra in tocca una barra per 6 mesi, perché uno gli fa si cacca sotto, perché quando ritorni dopo un incidente del genere non c'è niente da fare, una questione proprio fisiologica. Quindi che tu non riesci a dare. Ti rifaccio la domanda: con un altro allenatore questa squadra renderebbe di più? Ma io ne faccio una gara, non lo so, no, però penso che io, affidando questa squadra, che noi parliamo, 8, poi fatti... io sono convinto che riesce a dare molto molto di più. Quantomeno io ho visto gli schemi di Otto quando fa allenamento, perché si vanno a vedere gli allenamenti, ecco perché non si devono fare a porte chiuse, e che tu vedi che Otto ferma la squadra, i ragazzi guarda che avesse avuto a fare questo però tu dici qui. Otto, abbiamo fatto un sondaggio due mesi fa, no, beh, la piazza non era per esempio per la scelta di Otto, perché è inesperto, quindi anche nella scelta di un'alternativa. Ma perché capisce uno pallone? Perché a Pescara capisce uno pallone? No, ma questa è una piazza che capisce uno pallone. Si hanno sempre fischiato i pescaresi. Ogni volta che gioca un ragazzo, invece di esaltarlo di Pescara o un abruzzese, lo massacrano. Ma chi stiamo a scherzare? Mi devo ricordare i nomi di Margiotti, di De Santis, di tanti ragazzi. La piazza siamo noi, voglio dire. Esatto, cioè, non è tutta sta piazza. Quando io dico che il 70% dei pescaresi sono cornuti, sempre benevolmente, lo dico perché proprio sono cattivi dentro. Cioè, invece di esaltare le qualità dei nostri ragazzi, di un settore giovanile, cercano di dargli addosso sempre. Guardate questo ragazzino che è entrato adesso, invece sì, di dargli questo è vero che in pochi sono stati profeti in patria, però entra il brasiliano, ti fa due gol bellissimi e le lisce in banchina. Zubaric lo lascia in banchina, fin tra cose, perché tu tre partite non ci avevi i due esterni, i terzini, perché se vi ricordate pure lo scorso anno facciamo questi discorsi su Marino, no? Che non rendeva, c'era 7 punti in più Marino, sì, però la piazza a un certo punto diceva esoneriamo Marino, è arrivato Cosmi e le cose non sono migliorate, cioè nel calcio non è facile trovare la soluzione al problema, no? No, ma non sono migliorate certe volte anche per la presunzione di certi allenatori. Quando è venuto Cosmi, che io ho sempre idealizzato come il sergente di ferro, perché mi piace l'allenatore in questa maniera, che dà innanzitutto un'educazione dentro gli spogliatoi, che riesce a creare un leader dentro la squadra, perché si deve far sentire, perché qua ognuno che si sveglia, lo pescare, fa quelle che parla, fa squadre, parla con l'altro Puccini, fila palle e che stiamo a fare? Che è l'anarchia. Qua ci deve essere anche un'educazione da parte della società, anche i due direttori sportivi, chiedo scusa, una cazziata un po' a tutti quanti, lo volete fare? Non ho capito, cosa state a fare? Culete fa, non lo so, piede la cucchiara e vi mettete a farlo ai tavolini. Perché così rischia di diventare un campionato anonimo dove nessuno si diverte, dove noi discutiamo sulla partita, sull'episodio. Perché vince 4-0 a Pescara, già si parlava di altre cose. Ci porti, ci esalti, 4 gol, vedi una bella partita, la domenica dopo come rigiochi in casa, uno schifo che non finisce mai. Quindi, cioè, non riusciamo a capire, cioè, ma se lui prende quindi in giro, se prende in giro se stesso. Aspetta, a meno che Barone ha trovato la strategia e quindi noi non l'abbiamo capito. Adesso mi pare che di solito si dice si vince in casa e pareggi fuori. Lui è talmente bravo che vince fuori e pareggia in casa, va bene lo stesso. Ma però deve vincere a Perugia. La fregatura è un'altra. Scusi, che Barone, ci sono stati tanti segnali perché potesse essere esonerato. Ce ne sono stati anche sabato e Barone ancora qui. Caro Di Francesco. E io non ho, alla domanda sua, stavo dicendo 3 secondi, quando lui ho detto la domanda è più che pertinente, ma non c'è risposta. E chi te lo dice che con un altro allenatore questa squadra poteva avere 5 punti in più o di meno? Ma siccome qui le cose non vanno, a meno che siamo convinti che questa è una squadra scarsa. E se è una squadra scarsa, vedi che gira e rigira. Ma se a Pescara, dopo 18 partite, a Pescara dicono, dopo 18 partite, perché criticate l'allenatore? Ma chi lo dice questo? 18 partite. Chi lo dice questo? Prego?
Chi è che dice perché criticate la natura? Una frega di gente, Enrico, perché i messaggi che vedi quando facciamo le trasmissioni. Enrico, ti sei meravigliato che ho detto se è una squadra scarsa. Qua mettiamoci d'accordo. Se questa squadra è buona ed è migliore della classifica che ha, ripeto, Baroni domani non deve fare l'allenamento. Va tolto l'allenatore. Perché se questo è più forte e non rende, la colpa sarà dell'allenatore. Non è che stiamo scoprendo l'acqua calda. Tutti riteniamo una squadra competitiva, non diciamo da promozione. Fermati, bravo, ma siccome tu hai chiesto con un altro allenatore, ti risponda, almeno io, poi gli altri diranno quello che vogliono dire. Con un altro allenatore non c'è controporto, non lo sappiamo che cosa vuole. Allora restiamo così. Esatto, quello ti sto dicendo. Ma se siamo convinti che questa squadra può rendere di più, va cambiato l'allenatore. Tatticamente non ha né capo né coda, perché intanto scende in campo con quattro centrali difensivi, uno. Poi contro un'unica punta, poi Castaldo. Poi c'ha neanche punto, una vignetta Castaldo. Poi due centrocampisti, ma il pallone era sempre scavalcava il centrocampo e andava oltre il centrocampista. Per cui Firenze e quell'altro non hanno potuto fare niente. Questo, poi Pasquato, una squadra che si chiude, e invece di far entrare il ragazzino terzino, con tutto il rispetto, perché non era il momento di difendere, eccetera, doveva entrare uno che è capace di una bordata, un tiro all'improvviso. Ma poi voi che siete allenatori, ci insegnate che contro le squadre che si chiudono bisognerebbe dare ampiezza alla manovra, quindi sfruttare anche i difensori. Ma due difensori come Čosić e Bunozza sicuramente non sono due difensori che spingono, anche quando sono rimasti indietro. Lo capiamo tutti. Ma poi volevo ricordare che l'area di rigore, la linea dell'area di rigore sono 16 metri, 16 metri. Chiunque, pure il più profano, quando vede che con la coda degli occhi questi, ma voterà in porta da tutte le posizioni. Pasquato, quante volte ha fatto il gol quest'anno da Poriae? L'ha fatto lo stesso il ragazzino della Roma. Quindi questo ritornello ce lo porteremo avanti per sempre. Non abbiamo fatto un tiro in porta da Poriae. Non abbiamo fatto un tiro in porta. Ce lo porteremo avanti per tutta la stagione, questo tormentone, no? E chi glielo deve dire, chi devi tirare in porta? Io glielo devo dire. Se resta Baroni, continua questo tran-tran. Se Baroni, tutti quanti dicono che non è giusto fare l'allenamento a porte chiuse, Baroni continua a fare l'allenamento a porte chiuse. Questo è stato in parte risolto. E allora in parte si risolveranno pure i risultati. Palese, perché Enrico, una squadra... Sì? Allora, intervallo a Latina 0-0 in Serie A, l'Inter in vantaggio al 19° gol di Kovacic, in Serie C, in Lega Pro, Pro Patria in vantaggio sul campo della Cremonese di Giampaolo, autogol di Gambaretti, abbiamo tanti messaggi, Enrico. Come, Andrea? Abbiamo diversi sms. Ah, ok. Allora, è evidente che ci sono dei problemi, perché quando una squadra non ha continuità, fa degli exploit come quelli di Vercelli, come quelli di Brescia, poi ricade in casa, e questa è una costante ormai di 4 mesi. Come dice il signore, è evidente che ci sono dei problemi, però vorrei che anche chi sta dietro la scrivania, come diceva prima giustamente Gianfranco, c'è una società, perché se ci sono questi atteggiamenti alle sostituzioni, se ci sono questi spifferi nello spogliatoio, questi sono dati di fatto molto negativi. Ma, cioè Gianfranco, tu dici che questo spogliatoio non è compatto? Se ci sono questi episodi. Non è compatto per niente, perché io se stesse là a mezzo, io un compagno la chiappa e ti attacca la coccia e l'attacca a panna. Qua dobbiamo. Però rimanere. Parliamoci chiaro, se la squadra voleva fuori Barone avrebbe avuto tante occasioni per farlo. Noi possiamo parlare quante te pare, ma vince nel calcio, nelle squadre dove ci stanno le persone, la squadra, vince sempre la squadra, non vince il singolo. Sì, la squadra, però se la squadra muore, non ha un impianto di gioco... Ma si devono anche rispettare tra di loro, invece lì si mandano a club paese, non va bene. La società deve essere presente in quel... chiami in camera carità, guardate, mandemici a fanculo, diciamoci tutte le cose che ci dobbiamo dire, ma dopo basta. Questo non serve poco. Sai che serve? Chiarire certi sono 28 persone. In casi come questi l'allenatore deve puntare su 15-16, non di più, non può fare ogni cosa, no, voglio dire che rientrano tutti, gente che non si vede da molto tempo, e non, come si fa a fare una squadra se non... Massimo, che giustificazioni può avere Baroni? Perché questo mi sembra un po' l'avvocato difensore, è che in qualche maniera tutto sommato è anche quello che pensavo di Marino l'anno scorso, di Cosmi poi.
I problemi stanno secondo me molto più a monte. Secondo me manca un vero e proprio professionismo a monte, perché è vero che c'era l'inesperienza, però è anche vero che passando i giorni l'esperienza te la fai e quindi poi ti regoli di conseguenza. Non mi pare che sia avvenuto questo, soprattutto da 3 anni a questa parte, e in ogni senso. Giustamente prima si faceva riferimento ai direttori sportivi. La figura e il ruolo del direttore sportivo con le lettere maiuscole in qualche maniera si vedeva qualche anno fa. È qualche anno invece che non si vede più. Cioè, cosa dovrebbero fare? Ma è un esempio quello che sto portando. È il presidente che fa il direttore sportivo. Ah, cioè, okay. C'è una commistione di ruoli, un'invasione di competenze e comunque alla base una inesperienza e soprattutto una mancanza di professionalità, secondo me. E tutto ciò si ripercuote non solo nell'ambiente, ma poi se ne nutrono giorno per giorno proprio i giocatori, che essendo tra l'altro professionisti per definizione, chi più chi meno, non possono che trarre l'esempio da chi dovrebbe renderglielo. Ma a mio parere manca questo esempio, sia in seno alla società, sia in seno anche a quelli che potrebbero essere un po' più leader degli altri nel caso della squadra, e qualche leader deve pure esserci. Peggio ancora se i leader sono 2 o 3, a quel punto si rischia anche una lotta intestina, e credo che ci siano anche state. Se questa cosa che dice l'avvocato, se mai fosse così, siamo al massimo del disastro. Perché se i giocatori percepiscono che all'esterno, cioè dove sta la stanza dei bottoni, ci sta l'aria fritta, nel calderone ci va anche l'allenatore con tutte le colpe che può avere, diventa il massimo. Mentre invece io sono del parere che quando hai una società forte che fa capire al gruppo che amico, o fai quello che ti dico, siccome i giocatori hanno il cervello come una gallina, il 90% sono così, se i calciatori capiscono che non possono, devono pedalare. Se invece non c'è nemmeno questo, addio Baroni, o chi è al posto suo di Baroni, fa la stessa cosa. Sono convintissimo che la società forte c'è, e mi riferisco al presidente. Io questo lo so, io dicevo, se mai fosse come dice l'avvocato, non lo so io. Ma una società forte non dice quando Puccino, lo dico per un'altra volta, dal calcio là. Ma non l'ha fatto pubblicamente, magari lo avrà detto. Avrà preso posizione per alcun atteggiamento di giocatore. All'esterno della bene si sanno queste cose. Non credo che Massimo si riferisse solo a questi episodi. No, Massimo in generale si riferisce sulle decisioni da prendere sui giocatori. Poi Massimo, da buon avvocato, parla l'avvocatese. No, appunto, cioè, queste sono problemucci rispetto, credo, alle problematiche più grandi che sosteneva. Il discorso di carattere generale è chiaro, poi si può trarre lo spunto. Gianfranco, sei d'accordo con questa lettura che dà l'avvocato De Liberis? Io forse perché sono troppo irruente, mi dispiace, io quando vedo che ci sta questo malcontento, questo modo di agire. Ero giocatore, io compagno, ma non sull'episodio di contestare. Non è possibile che ci sia. Ma Massimo non si riferisce solo a questo, si riferisce a un discorso più ampio, forse un mancato rispetto prima, di ruoli. La società, anche. I direttori sportivi non parlano bene, ma che fate? Ripete, e io posso capire pure Pavone, perché Pavone mi sembra un senza sangue, va bene, ha poco importanza, ma ripete, è una persona, un sanguigno, una madonna, che si vede un giocatore che si comporta a una certa maniera, non ha te che baci lo muro tu, che ci siamo a pensare tutti i tifosi, ma ci dobbiamo gioco, pensare poi torniamo sempre ai 90 minuti. E dopo diciamo, ecco, i tifosi diventano violenti, noi non siamo violenti, viviamo purtroppo un atteggiamento da parte dei giocatori che è come se ci prendono in giro. Ma che fa? Che tu vi sotto la curva e vi discorrendo e poi non onori la maglia, tu porti la maglia sempre bianca-azzurra, non vedo anche, neanche questo impegno ad onorare la maglia, la tua dignità. Però allora, vadire, Massimo diceva, se il giocatore faccio lo specchio, pum, ti sputo in faccia. Se il giocatore vede che non c'è un... Ormai Barone è questo, Henry, Barone è questo, è una sfinge. Non si tritti che non si muove, è presente la sfinge che sta sopra la piramide dell'Arcusì, quella? Tu vi racconti la barzelletta che i gritti... Sì, ma Massimo ha detto altre cose però. Prego. Massimo ha detto altre cose. Sì. Ha detto che i giocatori che... potrebbero, usiamo il condizionale, sì, non essere professionali al massimo, non dare l'impegno che si chiede perché non c'è intorno una struttura
professionalmente preparata, mi sembra chiaro, di sintetizzare. Perché se la società non gli dimostra, a partire dal presidente, da Iannazzo, il direttore sportivo, non gli fanno le cazziate giuste, eccetera, eccetera, non lo so, cosa se me fa. Ma non solo sugli episodi banali. Esatto, sì, no, ma mi dovete fare. Massimo, da bravo avvocato, mi deve spiegare con gli esempi a cui che io non ho capito. Vorrei capire. Io che volesse fare, scusa. Perché secondo me se non lo capiscono, non riesce a catechizzarli con l'educazione, non riesce a catechizzarli in una certa maniera l'allenatore Piscorelli. L'allenatore, la società una sola cosa. Allora mi ha schiappato una. La società, colpa tra virgolette, attenzione. La società in una cosa, io gli rimprovero perché ancora non do gli baroni. Ma proprio per provare a trovare un'altra soluzione. Molti pensano che ti riferisci soltanto a decisioni non prese nei confronti dei giocatori che hanno dei gesti non regolari. No, anche perché i gesti mica si verificano tutte le domeniche. Appunto. Ma gli esempi ci hanno presi da però giustamente. Seguiamo bene il discorso che sta facendo. Ho capito. Tu ve lo vedi quando hai giocato la partita, il biondo perde una palla. Tu non la insegui. Non dai profitto, cioè come ne stai incazzato che perse una palla, quello ti ha levato una palla così e per scorrere. Non vedo questa parte di impegno morale. Perché non ha paura né del tecnico né dei direttori che non ci sono, perché se è vero come è vero. E allora come signor Bruno Pace, gli dobbiamo mettere paura se, noi, se vero, noi no, di mostro. Bisogna giocare meglio, quelle no. Allora, presidente nel bar, Iannazzo nel bar, il direttore sportivo nel bar, l'allenatore nel bar, i tifosi non si poteva mo, che trema fa? Non lo so, ci sono anche le squadre come l'Empoli, come il Sassuolo, cioè che cercano di giocare al calcio. Io mi rivolgo forse, limitatamente parlo sempre del campo, alla quale do la massima importanza, perché alla fine la gestione la tiene l'allenatore e se la squadra fa i risultati, anche la società si allinea e fa tutto quello che deve fare. E invece così parlano tutti quando le cose vanno male, perché io lo so questo, gli stessi dirigenti, chi dice una cosa di nascosto a un giornalista, chi non dice un altro. Questa maggior ragione, bisognerebbe cercare di giocare leggermente. Fabio però aveva letto tutti, no? Qualcosa di più pericoloso, no? In base al discorso di sì, se mai fosse, come dice l'avvocato, sarebbe veramente il non prosulto della negatività, perché il giocatore, ripeto, percepisce, sente. È vero che, come dice il mister, il giocatore, la gestione è dell'allenatore, ma se l'allenatore, dal mio modestissimo punto di vista, non ha la forza della società dietro le spalle, l'allenatore è un pesce lesso, è morto, i giocatori se lo mangiano. Faccio l'esempio che ha detto Bruno, esce Pasquale, che fa tu mi pensa a rete nei medicinini, mi ti acchiappa per un gravattino, ti attacca in faccia la panchina. Quelle sono così. Tu passi davanti a me, davanti al tuo allenatore e mi cioè, vuoi dire viene delegittimato l'allenatore? È autorizzato a tutti gli altri a comportarsi, a non rispettare l'allenatore. Però questo allenatore ha avuto finora la protezione della società, quindi la squadra di personalità. Io non vorrei che le abbracci di Maniero, degli altri, quando si è vinto e botte in testa, a me mi dà una botta in testa, anche se stiamo festeggiando, il giocatore non mi deve dare una botta in testa o strattonarmi così. Non vorrei fosse un fatto proprio di... Ma due settimane prima, vedi, povero allenatore, diamo in mano. Due settimane prima Maniero l'ha mandato a fanculo, si è visto da qua fino all'eternità. E che fa? Mo mi stritti, mi cosa? Oh, fermi, basta il semà, che mi stritti? Ecco, ma tu Massimo, quando dici rispetto dei ruoli, significa proprietà, direttori, staff tecnico con squadra. No? Come ti fanno a rispettare? Non hai tu personale. Non è la prima volta che un allenatore lascia passare un gesto di anche forte di stizza di un giocatore alla sostituzione. Attenzione, è il campo, no? Bravo, non è la prima volta. Una volta, due volte, di prendere il fascio succede tutte le domeniche. Allora Andrea, sentiamo Andrea i primi messaggi, così sì, andiamo a vedere perché ne sono tanti altri, ne sono giunti ma non riusciamo a caricarli. Guarda caso si parla di Melchiorri in orbita Serie A e lui stecca. Con l'Avellino non ha giocato bene, anche se su di lui c'era un rigore grosso come una casa. O mi sbaglio? Antonio da Montesilvano, avanti.
Non ci sono dubbi, il Lanciano è oggi l'unica emozione possibile, non è una questione di tifo, è il piacere primordiale, utopistico dell'uomo. Il debole che batte il più forte, il Lanciano è il Pescara che batte la mia Fiorentina o il Moscufo, se battesse il Pescara. Mi sento lancianese, è grave, Ugo, che ci scrive ormai da 3 puntate a questa parte. Mi meraviglio che vi meravigliate della mediocrità del Pescara. Il nostro grande presidente ha detto che c'è un programma triennale, per me può farlo anche di 30 anni, io non gli darò più neanche un euro fino a quando ci sarà lui e Iannascoli, avremo sempre questa mediocrità. Avanti. A Sebastiani gli fa comodo come stanno andando le cose, una discreta salvezza e a fine anno lascia. Avanti. Complimenti alla società. Poi li commentiamo insieme, li commentiamo. Sì, complimenti alla società per il rinnovo del contratto a Maniero, puntini puntini, chiaramente. Avanti. Facciamo un paio ancora e poi... Ho letto le dichiarazioni di Baroni, ma dove ha visto i miglioramenti? Abbiamo avuto una sola occasione, abbiamo giocato tutto quel tempo in 10. È Pasquato, un ultimo messaggio. Sì. Andiamo a vedere, complimenti alla società per il rinnovo. Questo l'abbiamo già visto. L'abbiamo già visto, vediamo il prossimo allora. Il mio non è pessimismo, ma pensiamo a salvarci subito pure. Baroni nulla assoluto, PS, Dettori via per Pires titolare. Ho detto tutto, buone feste. Allora, c'erano... intanto chi vuole commentare i messaggi può farlo tranquillamente, li rivediamo in ordine. C'erano quelli sulla società, sulla mediocrità del duo Sebastiani e Annascoli, e poi un tifoso sosteneva che questo fa comodo al presidente che punta soltanto alla salvezza. Gianfranco voleva intervenire. E poi a fine stagione va via. Poi a fine stagione va via. Personalmente sì. Mi auguro di no. Mi auguro di Io di non no. toccherei la società, neanche il presidente, perché sono discorsi assurdi, sciocchi, siamo essere soldi in saccoccia, ma se venne con l'uomo, se venne con l'altro. E tu come tifoso e da fare un tifoso. Ne devi fare i conti in tasca, perché non è il presidente che ti fa i conti in tasca a te. Se lui mi dice che ci sta un'altra proprietà che prende il Pescara vera, precisa, allora si può anche contestare, ma fino a quando ci sta questo presidente e questa società, tu devi stare vicino alla società. Dobbiamo criticare il gioco del Pescara, dobbiamo criticare i direttori sportivi, quello che stiamo facendo stasera, ma non un presidente, la società non c'entra niente, la società sta sbagliando solo nell'atteggiamento purtroppo verso i giocatori, che non dà un certo ordine, non fa sentire il peso, capite, di chi comanda, tutto qua. Massimo. Ma no, che facciamo le conto in saccoccia. Sono parzialmente d'accordo, nel senso che non mi pare che la società abbia sbagliato soltanto per il fatto che non sia intervenuta eventualmente per punire o stigmatizzare certi comportamenti di singoli durante la partita e via dicendo. Secondo me i messaggi che abbiamo appena letto sono la manifestazione di un malessere che tra le proprie origini da qualche anno a questa parte. In molti forse hanno levato le fette di prosciutto davanti agli occhi a distanza di 2 o 3 anni e credo che oggi comincino a essere manifestati quei pensieri che forse in alcuni erano presenti già da un po' di tempo, me per primo. Non voglio dire con questo che io debba essere coerente con me stesso, costi quel che costi, ma mi pare che a distanza di qualche anno i fatti confermino quello che è stato sempre il mio pensiero. La società ha sbagliato, non solo, come dicevo prima, per il mancato intervento nella stigmatizzazione di certi episodi, ma anche in altre cose. L'anno scorso ha fatto quella pubblicità, campagna in pompa magna, sbandierando i 4 venti, chissà quali intenzioni, però in realtà l'organizzazione del mercato, della società, sì, basata sui nomi dei singoli. L'anno scorso, quando si presero i vari Mascara, parliamo di questo campionato, per l'amore del cielo, questo campionato tutto sommato è avvenuta un pochino la stessa cosa, seppur in forma ridotta, perché ma la società che da fa? Ha dato le tessere omaggio alla gente che non lavora, ha fatto entrare la gente. Ma che c'entra questo fatto? Come che c'entra? Questo fatto con l'operato? Questo è un altro discorso. Guarda, avvocato, qualitativamente il Pescara è una rosa importante. Importante rispetto per il campionato di B, che è molto legato in basso. Io infatti non è che non concordo su questo, nel senso che, premesso che è un campionato altamente mediocre, altamente nel senso basso. Sì, sì. Oh.
Poi in questa grandissima mediocrità non è che esista solo il Pescara. Il Pescara potrebbe avere una squadra. No, Gianfranco dice più che fare la squadra, la società non può fare. Certamente, ma certamente. All'inizio del campionato, io ho le registrazioni, sì. Faccio una trasmissione, c'è le registrazioni. Ma tutti, hanno detto tutti. Che tutti quanti, questa squadra va a vincere il primo, non manca secondo e terzo, il campionato. Italia, Bologna e Pescara. Ma vogliamo... Dovevamo vincere per i nomi che avevano preso. E allora io dissi, guardate signori, che non si vincono i campionati con i nomi, senz'altro sono nomi... Ma questo quando la deve? Ma se non vengono assemblati, non avremmo un gioco e non si corre a mezzo le gambe. Non andiamo Gianfranco, da ti faccio parte. Una domanda, Gianfranco. Questa cosa tu ti riferisci a quello che è stato detto quest'anno, giusto? L'hanno sì, detto perfetto. L'hanno detto. E l'anno scorso? Non si è verificata la stessa identica cosa? No, l'anno scorso. L'anno scorso davano il Pescara come candidata alla Serie A diretta addirittura qualcuno. Qualcuno diceva sicuramente faremo Serie A diretta senza passare per i play-off. No? C'era l'entusiasmo dell'arrivo all'inizio forse qualcuno. Vabbè, ma alla fine i fatti però, parlano. Sì, oh? Però questa alla volta fatti, quest'anno però... hanno parlato gli altri i giornalisti, diciamo. A livello Italia, noi siamo partiti per commentare il messaggio che aveva inviato il tifoso. Sì. Quindi, cioè, pensare che il presidente possa pensare alla salvezza e poi lasciare a fine stagione. No, ma io la leggo più come un messaggio provocatorio. Nel senso che qualcuno se lo augura veramente, perché fondamentalmente questa non è una società simpatica. Tra virgolette. Ma è soggettiva. Esatto, tra virgolette. Beh, sì, da quello che si legge in giro. Con tutti i difetti che vabbè, ha. Non possiamo campare di rendita perché cinque anni fa, quanto tempo è passato. Per l'amore del cielo, ma nessuno dice che non è successo quello che è successo. Perché sta facendo calcio, ti ha elevato insieme ad altri personaggi. Oggi questa fa calcio, che poi sbaglia o non sbaglia, poi si entra nel dettaglio e logico. Ma io sì, qui indirettamente sto criticando Sebastiani, continuo a dire da settimane e settimane che Baroni deve andare via. Se Baroni è ancora allenatore del Pescara, vuol dire che ma Sebastiani... Però, giustamente Gianfranco dice, quelli che si augurano che Sebastiani... Ma no, io mi auguro che non se ne vada, io mi auguro che Sebastiani dovranno trovare un'alternativa, come la vedo io. No, il calcio finisce. Infatti, perciò ho detto che è sostanzialmente provocatorio, perché in realtà... A conti fatti, se non c'è un'alternativa, è chiaro che si va avanti in questo modo. Se l'alternativa ci fosse, con ogni probabilità, uno di quei pochi che ha scritto un messaggio del genere non rimarrebbe uno dei pochi, ma sarebbe uno dei tantissimi. E questo perché? Perché di fondo, forse, questa società non è, tra virgolette, simpatica. Perché le manifestazioni nei confronti della gente... sono state tante e tali da arrivare a questa conclusione. Ma quando mai abbiamo trovato una società simpatica? Scibiglia è simpatica. Gianfra, Scibiglia però ha fatto calcio. No, lasci per 18 anni. Tocchiamo questi argomenti, ti posso dire. Per 18 anni ha fatto calcio. No, è vero che arrivava con io per primo sono tifoso. Non credo che conti la simpatia, no, nel calcio. Assolutamente. La simpatia conta, non conta. È relativo, simpatia. È relativo. La però... simpatia non conta nel calcio. Ce lo so, la simpatia non conta. No, che simpatia. Conta naturalmente il comportamento, anche lui che stava un presidente che ogni volta che finiva un campionato piangeva. Ogni volta dice che ti dice le frasi, io con i miei soldi non vi faccio divertire. Stia Verona sotto all'acqua a 300 gradi centigradi, non per fare la storia, andrate le tifosi di Pescara, perso lo Pescara. Adesso non torniamo indietro. Ma quello è un presidente, ma lascia perdere. Olivieri potrebbe essere un grande presidente. Però la simpatia. Quello è lo drama. Non fa testo nel mondo del calcio. Io non ho utilizzato quel termine per banalizzare il discorso. Attenzione. A me questa società piace perché i giocatori ce li ha portati. Io non la credo perché i giocatori li ha portati. Ha cercato di fare un'ottima squadra. Se poi hanno sbagliato l'allenatore. Posso fare una domanda? Sì, ci prego. Va bene, allora io voglio sapere dai due mister che entrambi sostengono, soprattutto lui, che questa è una squadra chiusa. No, è una squadra. No, anch'io. Come vogliamo chiamarla? Buona competitiva. Una buona squadra. Una buona competitiva squadra. Non è. Benissimo. Competitiva, bisogna vedere poi perché cosa. Ma comunque, una buona squadra. E allora, se fa così schifo, di chi è la colpa? Così è troppo riduttivo. Così è troppo riduttivo, perché io le posso rispondere. Allora, perché non rende per come forse tutti si aspettavano? Sicuramente. Ma questo l'ho chiesto mezz'ora fa, Ho capito, lo so, io ti ho risposto perché io non voglio finire. Per le sue responsabilità l'allenatore, ci mancherebbe, è fuori di dubbio, perché ripeto quello che ho detto prima, siamo a dicembre, sono 4 mesi che purtroppo non riesce a trovare il bando della matassa, vuol dire che ci sono dei problemi.
Io le posso rispondere, via Marino, ecco Cosmi, la squadra era anche buona l'anno scorso, si è risolto qualcosa? No, quindi, peggio. Allora vuol dire che tu tante volte, io devo essere del partito... Allora vuol dire, chiedo scusa, vuol dire... Che tante volte... Io non voglio avere ragione per forza. Problema all'allenatore. Bravo, allora vuol dire che la squadra non è competitiva, no, che la squadra non è buona, o comunque che sono giocatori, uno alla volta, se tu ne parli, Pasquato è buono, sì, Maniero è buono, sì. Belchior è buono, sì. Allora all'inizio della stagione eravamo tutti pazzi. No, ma ci siamo presi singolarmente, vanno bene, insieme non fanno squadra. Se trovano le condizioni. E gli ATM. Scusa. Lo dicono pure i risultati. Sì, ma l'anno scorso. Gianfranco e poi andiamo in pubblicità. Cosmi l'ha fatta una cappella che non finisce mai, ma avete scordato come si è presentato. I primi tempi tutti Cicinga, Cocong, che qua, poi gli abbiate a criticare la squadra, adesso è la squadra, i giocatori si hanno girati le spalle immediatamente. Vabbè, qua che non li critica, si girano peggio ancora, li mandano a quel paese. Andiamo in pubblicità, torneremo tra tre minuti. Pubblicità, con questi pubblicità. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito. Sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emilio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. Ti piace l'eleganza ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat ad Anelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla grande Punto alla Croma fino alla nuova 500. Inoltre, la concessionaria Fiat ad Anelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat ad Anelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, sabato aperti mattina e pomeriggio. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia,
Magnolia, di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Zeta. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Zeta. Benvenuti a bordo del gruppo Baltour Sena Eurolines, azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza. Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane, 23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno. Consulta il sito www.baltour.it e compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro. Baltour, Sena ed Eurolines ti augurano un buon viaggio. Ore 21:55 minuti. Intanto notizie da giornata. Oggi è rientrato nel gruppo Caprari, mentre per Bunozza, dopo la frattura delle ossa nasali, in settimana sarà operato dal professor Ascani presso l'ospedale di Pescara. Si prospetta un mese di stop. Andiamo dalla redazione di ForzaPescara.com. Valerio De Carolis. Valerio. Eh sì Enrico, dopo il pareggio contro l'Avellino i nostri tifosi si sono schierati in un'unica direzione contro l'allenatore Baroni, dando a lui le colpe di questi pochi risultati, di questo brutto calcio. Ad esempio c'è Maidomi che dice che Marco Baroni è inadeguato per Pescara, per la piazza di Pescara, per i tifosi di Pescara è inadeguato. Ad esempio dice bellissimo, chiude con dimettiti, riferendosi sempre a Baroni, sei quasi sul podio insieme a Cucureddu. Allora, Cucureddu, te lo ricordi Cucureddu? No, che dopo sei sul podio insieme, peggio di Cucureddu. Peggio di Cucureddu. Andrea Costantini, vediamo se in regia c'è qualche telefonata. Sì, possiamo andare con un telespettatore. Sì, pronto TV6? Pronto. Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Lucetto. Non ho capito il nome. Io sono ho ascoltato quasi dall'inizio della trasmissione la vostra trasmissione. Io personalmente sono perfettamente d'accordo con l'avvocato De Liberis, sono d'accordo con l'avvocato De Liberis, perché questa società è vero che tutto quello che si vuole, che non ci sono dei sostituti, abbiamo soltanto questi, ma questo non vuol dire che bisogna accettare i cosiddetti programmi che fanno, perché se fanno dei programmi sbagliati, e l'avvocato c'ha ragione, secondo me, non è scritto da nessuna parte che bisogna accettare, dottor Rocchi. Io mi ricordo del dottor Repetto quando al porto turistico, e c'ero anch'io, un anno e mezzo fa, due anni fa, quando c'è stata la presentazione di Marino, disse una parola molto colorita: noi dovremmo fare un grande campionato. E quello è stato il secondo errore, perché già l'anno precedente, quando avevamo iniziato la Serie A, eravamo andati a prendere un allenatore che poi si stava rivelando giusto, secondo me, che era Stroppa, è stato criticato e aveva portato a parte in Serie A ed è stato criticato, però bisogna dirlo, però da lì sono iniziati gli errori, perché tu vai in Serie A dopo 20 anni e mi vai a prendere un allenatore che non ha presentato niente di più, però è stato un errore. Da lì ne sono susseguiti tanti altri e siamo arrivati a questo punto. Io non lo so, stiamo facendo dei campionati mediocri, quindi vorrei dire al dottor Sebastiani, è vero che c'è solo lui al comando, è vero che stanno facendo dei sacrifici, sento parlare di loro, io li sento parlare solo in televisione perché sono un semplice tifoso, io sì. Non sono un addetto ai lavori, però sinceramente io vorrei che ci vorrebbe più chiarezza, secondo me, da parte di questa società, tutto qua. D'accordo. Con questo non vuol dire che il tifoso non apprezza quello che sta facendo, perché noi ci rendiamo perfettamente conto di quello che stanno facendo, però io desidererei, io sono perfettamente in linea con l'avvocato De Liberis. D'accordo. Per l'intervento che mi ha fatto, con Terrozzi, le auguro buona giornata. Grazie.
Beh, sicuramente se non arrivano risultati sono stati commessi degli errori, ci mancherebbe, non è che dal nulla escono fuori stagioni negative, sicuramente ci sono le responsabilità della società nella scelta degli allenatori, sicuramente il discorso che facciamo prima con l'avvocato De Liberis era relativo ad un messaggio che in prospettiva prevedeva l'uscita di Sebastiani da questa società perché si divertiva, non ricordo bene, faceva comodo questo tipo di campionato per poi andarsene a fine stagione. È ben diverso questo tipo di discorso, no, perché ci mancherebbe, gli errori sono stati fatti in Serie A, sono stati fatti anche nella scelta lo scorso anno di alcune pedine, però da qui a ampliare un discorso sull'eventualità di mandar via questa società senza un'alternativa, sicuramente ce ne passa. Tutto qui, non so se qualcuno vuole aggiungere. Scusa, ma se il Presidente, tutte le interviste che gli hanno fatte, la cittadella che dobbiamo fare dello sport, dobbiamo fare i campi di calcio e puntare sulle giovani, io credo che si sta proiettando nel futuro. Sì, 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 no, cioè, voglio dire, è normale che errori che lui vuole lasciare il Pescara, anzi, vuol creare qualcosa di importante a Pescara. Io non lo so perché gli danno d'angoscia. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto, di Busei? Pronto. Buonasera, con chi parliamo? Ciao, buonasera Enrico, sono Mario. Buonasera Mario, prego. Innanzitutto buonasera a tutti e voglio dire che mi fa molto piacere rivedere Gianfranco in ottima forma, al di là di tutte le vicende calcistiche che è meglio lasciar perdere. Dopo un leggero infortunio è tornato in campo, no? Questo provo grazie. Molto piacere, almeno speriamo di rincontrarci sugli autogrill delle autostrade per vedere, per seguire il Pescara. E io la mia domanda è semplice, io sono d'accordo un po' sia con il signor Di Francesco che con l'avvocato. Il discorso è semplice, Ri. Sono 3 anni, abbiamo cambiato 2-3 allenatori in Serie A, 2 in Serie B, questo è il 6° allenatore. E abbiamo cambiato 4 direttori sportivi, 100 di calciatori, il presidente è sempre lui Sebastiani, cioè, di cosa vogliamo parlare? Qualcuno ce l'avrà queste responsabilità, insomma, cioè, se la squadra non va bene, non possiamo stare sempre a incolpare Tizio, Caio, Sembroni, questo allenatore o quel direttore, insomma, penso io, Scusate, no, le critiche iniziali su Baroni erano per la partita, per il gioco espresso, certo. Scusa. Le critiche a Baroni erano rivolte ovviamente alle partite che vediamo, al non gioco sotto questo aspetto tecnico, perché ovviamente sulle decisioni. I 100 giocatori, 30 l'anno scorso, 30 quest'anno, erano tutti contentissimi di vedere questi giocatori. Poi questi giocatori non si sono espressi per come ci si aspettava. Facciamo proseguire Mario, prego. No, Mario. No, ma io non sto dicendo, di essere contento o scontento. Io il mister Bruno Pace, che fra l'altro conosco da bambino, mi ha allenato, ero una grande ciofega, mi ha allenato a Poggio degli Ulivi e ci conosciamo, insomma, sì, al di là delle considerazioni sui calciatori, e sui direttori, sugli allenatori, per carità, io sono uno, Enrico, che vado sempre in trasferta, che vado, insomma, dopo 3 anni siamo un attimino stufi di seguire questo tipo di Pescara qua. Cioè adesso a me non interessa poco se la colpa è di... Lo so che Baroni schiera 4 centrali e resta in 10 la squadra avversaria, non c'ha... non gli viene in mente di togliere uno dei 3 difensori e mettere immediatamente Pasquato o Da Silva, ma Da Silva visto al centro dell'attacco... Vabbè, poi di situazioni esterne. Tecniche ce ne sono tante, esatto, no, discutibili. Esatto, che ci cioè, tu dicevi vado in trasferta da 3 anni, non mi diverto, do la colpa al presidente perché il numero sono sbagliate. Ci sei ancora Mario? Per me le scelte sono sbagliate a monte, come diceva l'avvocato. Vabbè. Adesso è inutile, e poi per carità, questa è la mia opinione, però sempre forza Pescara, Enrico. Grazie, ciao. Grazie. Ciao, buonasera a tutti. Allora, si deve parlare anche della prossima partita di Perugia, perché il ritornello è il solito, in casa la squadra non rende, fuori casa bene o male arrivano risultati, e a Perugia ci sarà una coppia di allenatori come Andrea Camplone e Giacomo Di Cara, che Fabio Montani conosce molto bene perché ha lavorato alcuni anni con Andrea Camplone,
un tecnico che è passato anche per Pescara, ricordi Massimo, ne parlavamo prima nel 2007, Camplone poi non se l'è sentita quell'anno di allenare il Pescara, e con il Perugia sta conquistando buoni risultati. Ti aspettavi questa crescita anche di Camplone? Sì, sì, assolutamente sì. Sin dall'inizio, quando abbiamo iniziato, si vedeva che aveva quelle qualità per poter avere un futuro importante. Sicuramente per quanto riguarda il Pescara, mi riferisco alle squadre che fanno un buon calcio, troverà un osso duro, perché il Perugia è una di quelle che in questo campionato sta facendo buone cose. Avendo una delle squadre più giovani del campionato, perché c'ha parecchi 95, 96, 94, qualche vecchietto ce l'ha, però è una, forse la più giovane della Serie B, e fa un buon calcio. Quindi per il Pescara sarà una partita tosta, sarà una partita da prendere con le pinze. Quindi il Perugia è formato da tutti giovani fenomeni, oppure da giovani bravi, con un allenatore che ha saputo dargli qualcosa. Dall'altra parte il Pescara, o è vero come dice lei, come dice Bruno, come dicono, hanno detto per mesi in tanti, perché adesso sono in tanti anche ad avere dubbi, però per mesi tutti quanti l'organico del Pescara è un buon organico. Io torno a ripetere, capito, ma sapete cosa, perché stiamo arrivando alla fine del giorno di andata, esatto, sì, ancora riusciamo a capire, sì, no, di che pasta siamo, esatto, fatti. Esatto, allora se è un buon organico, ma Samba è tanto difficile, io non voglio avere ragione in forma, non ci può essere una risposta esatta a un discorso come lo sta ponendo lei, perché il calcio non è una scienza esatta. So che non è una scienza. Squadra forte deve fare per forza 500 punti. No, non è così. No, di solito le conclusioni, no, però una squadra buona come, ma sai perché io continuo questo ritornello? Perché io sono mesi che mi sono posto l'interrogativo e non riesco ad avere risposta, a dare risposta a me stesso, e non, Franco, non riesco ad averne fuori. Non ne usciamo. Che no, sono me? Non ne usciamo. No, ma è tanto semplice, Montano non lo vuol dire, perché lui fa parte della categoria. Ma lui ha già detto che è una rosa importante la Pescara. È dell'allenatore, se andremo io, non ci sta niente. Chi è che comanda, chi è che porta il timone? È l'allenatore. Se Camplone riesce ad avere un certo tipo di gioco da ragazzini, come mai questo qua non riesce neanche, se non in alcune partite l'abbiamo visto? Si potrebbe rispondere quando vuol dire che non sono giocatori bravi. No, quando qualche altro magari ti dice sono giocatori comunque bravi. Però Gianfranco, ti faccio una domanda, la colpa è dell'allenatore. Noi mi vende quello Frosinone, mi vende buono proprio, c'è miucata yo-yo, e mite a Provercelli c'è miucata yo-yo. Abbiamo fatto delle buonissime partite. Mezze partite. Quello che ci sconcerta, una domenica, un sabato sì, un sabato no. Un sabato sì, un sabato no. È questo che ci sta mandando fuori giro. Possibile che questo allenatore non riesce a tenere a guinzaglio questo cavallo? Perché ovviamente la risposta è semplice: fuori casa non devi impostare il gioco, aspetti e riparti in contropiede, in casa quando devi fare la partita. No, Bruno. Sì, tatticamente sarebbe quello, però anche col Frosinone in casa abbiamo giocato 57 minuti fa, ho detto. Ma allora, siccome il presidente Sebastiani non è autolesionista, no? Perché difende, così come la società, questo allenatore? L'ha scelto lui. È questo che mi fa scivere il coach. Mi fa scivere il coach proprio sto fatto. Che il presidente non riesce a prendere una decisione di scusa, ma vattene a fanculo. No, la decisione l'ha presa, quella di riconfermarlo, quindi la decisione è stata presa. La decisione se l'ha presa di confermarlo, però non era il caso più di confermarlo, perché forse abbiamo vinto due partite, poi è ricaduto un'altra volta in un gioco pazzesco. È vero che il trend di punti è migliorato rispetto alle prime sei giornate. Prego? Il trend di punti è migliorato rispetto alle prime sei giornate. Il Pescara paga soprattutto le prime sei giornate di campionato a livello di classifica. Sì, ha preso meno gol col 4-4-2. Perché, parliamoci chiaro, adesso abbiamo parlato molto bene del Perugia, ma il Perugia ha solo 5 punti in più del Pescara, in B 5 punti. Si possono recuperare in fretta. Sta andando. Sono le espressioni di gioco che non convincono. Solo che sabato con l'Avellino potevi anche perdere, perché la classifica ma almeno il giochi, presidente Sebastiani riconferma sempre qualcosa. Baroni gli dà fiducia perché però la costante che c'è stata quasi sempre è giocare male.
scusa Enrico, questo è il gol. Anche quando si è vinto, certo, facendo i gol bellissimi, perché c'è della qualità individuale, perché Melchiorri c'ha l'individuale, perché Politano ce l'ha, perché Pasquato ce l'ha, ti fa dei gol, e quindi però non si armonizza con, con il resto del gruppo, e questo è il principio. E giocherà male, potendo il Pescara vincere o perdere è la stessa cosa, okay, in una partita. Siccome però, è sotto gli occhi di tutti quello che dici, lo vede anche il presidente Sebastiani, no? Siccome non è autolesionista, potrebbe capire che un altro allenatore in panchina potrebbe far migliorare questa squadra, o no? E poi c'è da dire che questa squadra non c'ha i minuti sulle gambe, non c'ha i minuti. Ma nessuno risponde. Non ci fatto, né in gol, né in gol, corre a sprazzi, corre a sprazzi, corre a sprazzi, non è possibile. Di sti preparatori, avvocato, non lo so. Boh. Bruno ha detto perché lo ha scelto lui, solo questa è la motivazione. Non escluderei il fatto che forse sia consapevole che questo insieme di giocatori non sia in grado di fare la squadra, e quindi pur cambiando allenatore le cose non cambierebbero. Quindi rischierebbe di darsi la zappa sui piedi, perché dimostrerebbe a se stesso di aver sbagliato non l'allenatore ma la squadra. Allora deve cambiare i giocatori. Esatto, siccome una cosa del genere non si può fare, allora ci affondiamo. Probabilmente... la coperta è sempre corta, del resto la cartina di tornasole anche in un'ipotesi del genere non ce l'abbiamo, men che meno oggi rispetto a domani. Però qualora dovesse essere che sostituisca l'allenatore con un altro e le cose non cambino, evidentemente dovrà... Ecco, prima Andrea Costantini parlava dell'esonero di Voiagoni, le alternative, da come si legge nel comunicato, sono sempre i soliti nomi, Cosmi, Callori, Mutti, tra questi tre, no, perché poi di alternative non è che ce ne sono... tantissime, cioè, ci sono ma non sono alla portata, alla portata delle casse del Pescara. Si è parlato un mese fa, del si ventilava del sonero, sì, si parlava di Nicola Baroni. Però Nicola Abbari, bravo, per esempio, no, non ha reso un altro nome, sì. Allora un paio di aggiornamenti, perché sì, l'avete visto, il Latina in vantaggio sul Varese, gol di un ex biancazzurro come Federico Viviani, direttamente da calcio piazzato, la palla è passata in mezzo alla barriera, sì, e ha sorpreso Bastianoni. La Cremonese in 11 contro 10 ha ribaltato il risultato, ora in vantaggio sulla Pro Patria, gol di Brighenti e il raddoppio di Federico Di Francesco, il figlio, figlio d'arte, esatto. Quindi Latina sempre... in vantaggio sul Varese, aggiorniamo la classifica. Mancano 4 minuti a Latina. Allora, con la vittoria della Latina la classifica sarebbe la seguente: Latina ha 18 punti e il Varese che resta a 16 con i 3 punti di penalizzazione. Enrico, abbiamo una valanga di messaggi. Andiamo con i messaggi, Andrea. Ok, allora grazie a Maurizio da qui, li possiamo vedere. Che dici Gianfranco, la classifica è pericolosa? Molto pericolosa. Semproni, sempre sincero e genuino, cosa succede nello spogliatoio? Nielsen è infortunato? Allora rispondiamo una alla volta. Gianfranco, cosa succede nello spogliatoio? Che cosa non capisci? Genuino, io non lo leggo, non ci vedo. Cosa succede nello spogliatoio? Nielsen è infortunato? Nielsen? Nielsen è infortunato, purtroppo soffre di pubalgia, povero ragazzo, ed è un dramma anche per noi, perché è l'unico centravanti insieme alla bionda là che teniamo. No, centravanti, fare... centrocampista. Centrocampista, chiedo scusa, l'unico che possono darci una mano, nel vero senso sta male, che cosa gli pare? Un altro messaggio? Ok, tra due partite allo stadio, Baroni e i giornalisti, ricordo che il mister è scelta imposta dalla presidenza, complimenti. Chi vuol rispondere? Bruno. Non lo capisco, c'era che mia scelta. No, così si è sentito dire, io mica ero presente quando hanno firmato il contratto. So soltanto che sia ripeto, che così sono un pochino, mi è stato detto, irretiti, innervositi, perché loro parlavano con altri allenatori, mentre invece la scelta era già stata fatta. Insomma. Vai Andrea. Ok. Per Bruno, mister, ma da cosa deriva tutta la paura che ha il signor Baroni in panchina? Un impaurito così non si era mai visto a Pescara. Rumignani era aggressivo in confronto, scrive Nicola. Ma sì, ma questo si vede da come si muove, da come questo ragazzo, questo ragazzo rispetto a me, questo allenatore, si vede che è bloccato, è impaurito, e anche la squadra gioca frenata, non c'è niente. Io non vedo un terzino andare avanti tutto l'anno, non ho visto fare un cross, non ho visto fare una cosa, tutto lì bloccato così, e allora si vedeva domenica che, come abbiamo detto prima, i lanci li facevano da dietro, Pesoli e Bianna sono scavalcando il centrocampo che va a ritmo di tango con... Ci sta Di Francesco domenica, che sta sotto, praticamente toglie uno centrocampista, mette la punta, tac di pareggio subito, poi gli ha detto male a Palermo, a 10 secondi, a Palermo, sì, ma per dire, capisci? Ci vuole giocatore, coraggio, ci vuole, no? Sì, ne dite dentro, la miseria. Forza Andrea. Okay.
Il calcio italiano purtroppo, come anche il campionato di Serie B, attualmente è a un livello scarso. Al signor Semproni vorrei ricordare che quando in organico hai giocatori di livello ottimo, i risultati arrivano, e per me Brugman è un campione, andremo ai playoff. Capito Gianfranco? Ottimo, infatti si vede l'Inter quanto è ottima. A proposito, ha raddoppiato l'Inter. Gli ottimi, no? Siccome sono ottimi, capito? Ha raddoppiato l'Inter. Ecco, l'Inter ha raddoppiato a Verona col piede. Bravo, 2-0. Che stai a dire? Arrivederci, vediamo... in classifica, arrivederci. Buonasera a tutti, un saluto all'immenso Semproni, ma una domanda. Ma come fa a fare l'opinionista di Francesco che non viene a vedere la partita? Un saluto al mister Montani da San Nicolò, ciao. Francesco, ultimamente ho visto la partita in televisione, forse si vede anche meglio. Ti seguono quando ci sei e non ci sei? Ma per chi se ne frega, se mi seguono o non mi seguono. Quando sono venuto a vedere le partite del Pescara l'ho visto. Ma perché tra l'altro vedere una partita dal vivo per televisione... Sì, è diversa. Sì, è ovvio che è diversa, sono d'accordo. Ma se ne può parlare sì, lo stesso. Però è diverso. Beh, ovvio che è diverso, è ma se ne può parlare lo stesso. Tipo Fred, me lo freghi. Alla casa ti bello. Forza Andrea. Dire che è diverso, che dovremmo parlare. Forza Andrea. Quindi che ci ritroviamo a ingoiare, chiedo agli ospiti se Memushai non sia davvero troppo sopravvalutato. Che caratteristiche ha? Tecnicamente appena sufficiente, e per il resto... Montani? Giocatore per la B. Solo che nelle fanno giocare? No, Memushai gioca. Ma hai giocato? Tu vedi che hai giocato? Certo, Memushai. Ah, dai, Memushai. No, non l'ho visto. Ci ho visto a fare un lancio, ci ho visto niente, domenica. Andrea, un paio e basta? Sì, abbiamo... Guarda, possiamo fare... Allora, grande Semproni. Ok, ne abbiamo tre, li leggiamo rapidissimamente. Finalmente, Bruno Pace ha centrato il problema. Non si possono allenare 30 giocatori. Il vero capolavoro di Zeman è stato quello di essere rientrato con largo anticipo dal ritiro estivo e aver detto chiaro alla società gli uomini su cui avrebbe lavorato. Gli altri si allenavano a parte, tutti sul mercato. È questione di attributi dell'allenatore. Avanti un altro. Bruno? No, si allena bene, quando allena 18 persone, non è come allenare 28, 29, 30, anche perché quelli che sanno di non giocare si mettono dietro la truppa, no? E quando tu corri un po', ti alleni, senti questi sempre in protesta. Io mo ci sono passato, l'ho visto. L'ultimo, Andrea. Ok, non ci interessa né la simpatia né tantomeno quanti soldi guadagna. Noi vogliamo un grande Pescara, non significa il Pescarina, ma una squadra che onora la maglia e che sputa sangue in campo. Ti vuole rispondere Massimo Francesco? Quando riguarda il discorso simpatia, io l'ho riferito al fatto che il comportamento è stato tale da determinare la reazione della piazza, e mi pare che sia stata una reazione abbastanza eclatante. Mica tra l'altro, il fatto che poi possa essere simpatico o meno, certamente non è detto che debba influire sui risultati. Allora, pubblicità e poi ultimi 10 minuti di trasmissione. A tra poco. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento,
Da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emidio De Florentis, 085 66 021. Concessionaria Iveco, Adria Car, ti invita a provare il Truck of the Year 2013. Scopri il nuovo Iveco Stralis Highway da Adria Car, concessionaria Iveco. Info su www.adriacar.it. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Benvenuti a bordo del gruppo Baltour Sena Eurolines, azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza. Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane, 23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno. Consulta il sito www.baltour.it e compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro. Baltour, Sena ed Eurolines ti augurano un buon viaggio. Torniamo in studio per gli ultimi 8 minuti, allora ripartiamo da Valerio De Carolis, velocemente gli ultimi messaggi, poi ce ne sono altri in regia da Andrea Costantini su forzapescara.com. Valerio. Sì Enrico, vado a leggermene un paio, ad esempio Pier 66 dice: l'anno scorso avevamo un allenatore ma non avevamo la squadra, quest'anno è il contrario, ormai è un incubo secondo Max 1967, un allenatore che offende il calcio, un presidente che offende i tifosi, una curva che offende il tifo. E noi anche per correttezza andiamo a leggere magari un commento, diciamo, più a favore di Baroni. Secondo Galassia Pescara non è la colpa di Baroni, innanzitutto non è il gruppo ad essere forte, dice Galassia Pescara, ma diversi singoli individui. Ma secondo voi un 0-5 rifilato in casa col Carpi dipende dall'allenatore o da qualcuno che fa, lo leggo, la vacca in campo? Io mi preoccuperei piuttosto di gennaio, se è vero quell'articolo comparso sul nostro portale, ci spinge a fare una squadra per risalire, perché se poi qualcuno pensa già a gennaio di vendere Melchiorri da Silva e Politano si mette male. D'accordo, andiamo invece da Andrea Costantini. Andrea? Sì, allora vediamo i messaggi, ecco qui, perfetto. Dopo Cascione e Balzano anche Maniero via parametro zero? Questo è un tema di attualità, perché in settimana potrebbe esserci un incontro col procuratore del giocatore. Che succede qui? Allora. Anche questa settimana è un piacere ritrovare un ottimo giornalista, conduttore, telecronista, migliore d'Abruzzo, Enrico Rocchi, unico vero professionista che ha fatto guadagnare la rete e tanti telespettatori. È strano vedere il gufo Semproni che in un parterre ottimo stona un po' perché impone le sue idee e non accetta le altrui. Complimenti per la trasmissione da Torino di Sangro. Grande Francesco Di Francesco, forza Pescara, sempre da sangue biancazzurro. Allora, un attimo, perché qui sì, ringrazio
questo telespettatore, però Gianfranco Semproni sicuramente non è un gufo, anzi ha il cuore biancazzurro, ci mancherebbe che si tira le sorti del Pescara. Anzi, proprio durante la pubblicità dicevamo che nel mese di gennaio 2015 festeggerà il decennale di Ammuso Duro, trasmissione che conduci con l'amico Mancini, quindi il tifoso fatto 100, ci sta uno fuori del seminario. Stavamo nella nostra trasmissione, con su si piglieva una pernacchia che non veniva, ma sto qua, sono ospite, non posso pernacchiarlo purtroppo. No, una bella pernacchia. No, del tipo. Meno male, mi guardava. Non perché non possiamo essere criticati, perché tutti siamo criticati. No, ma tu pensa, mentre esatto. Però siccome è un mio ospite, mi dispiace. Mentre tu leggevi il messaggio, lui ci siamo incrociati lo sguardo. Io gli ho fatto sì. Non rispondere, no? Soprattutto perché gli applausi e le critiche. Se le critiche vengono, fatte a casa tua, sì. Va bene. Caro Di Fra, non sono un debole, io sono un suonatore di chitarra. No, va bene. E questa è classica la pernacchia. Andiamo in un altro messaggio. Signor Bruno Pace, lei è da 4-3 o 5-3-2? Un abbraccio da Piazza Garibaldi. Vediamo gli ultimi tre, Enrico, poi la risposta. Siamo un gruppetto di 4-3. Siamo un gruppetto di tifosi molisani che segue le trasmissioni sulle squadre abruzzesi. Tutto rispetto per le altre, Marocchi è il migliore. Complimenti agli ospiti, Forza Pescara. Allora, a proposito di questo, ringraziando gli amici, ricordiamo che questa trasmissione viene vista in Molise sul canale 606, essendo questa emittente una consorella ovviamente di Telemolise. Sabato ha toccato il fondo, si riparla di Baroni, ripresentando Melchiorri, Maniero, vicinissimi quando Melchiorri ha bisogno di spazi, Maniero ha bisogno di cross e fa giocare Ciosic e Zampano che non sanno crossare, con Politano a destra che può solo tirare, Pasquale il migliore sempre fuori, Da Silva solo 5 minuti isolato sulla fascia, Pires impresentabile sempre in campo, Salomon scassissimo sempre in campo, mandatelo via Baroni che siamo ancora in tempo. L'ultimo. L'ultimo, eccolo qua, rispondo sulla domanda di Enrico. Sebastiani è presuntuoso, ecco perché non esonera Baroni. Significherebbe ammettere di aver sbagliato e lui non sbaglia mai, secondo il suo modo di pensare. Ultima cosa, Enrico, doppietta di Federico Di Francesco, Cremonese 3, Pro Patria 1. A te. Francesco, vuoi rispondere all'ultimo messaggio? Questo è bello, non lo so, a me non risulta. Cosa di Francesco ha fatto una doppietta. Questa a Cremona. Sì, sì, e sta vincendo la squadra di Giambai. Sì, sì. Personalmente, per quello che conosco io, Sebastiani lo ritengo persona intelligente, quindi non ci sono altre motivazioni per confermarlo. Ma penso di sì, boh, che sia presuntuoso, un po' presuntuoso, forse presuntuosi lo siamo un po' tutti, poi quando devi prendere certe decisioni, certo. A oggi io faccio fatica a capire perché Baroni è ancora allenatore del Pescara, quindi sono mesi che dico che è un tentativo da fare, a meno che non hanno già deciso, si va avanti con Baroni. E a gennaio adesso stanno già provvedendo, anche perché se no parentesi, mi spiegate? Beno dopo, se no io... No, velocemente, non è che possiamo prendere con calma la cosa. Che ci stanno a fare Pavone e Repetto? Punto interrogativo, chiusa la discorso domanda. Maniero, che è più di attualità, lo riconfermeresti tu, Maniero? E sono due mesi che sto dicendo che deve restare Maniero. No, velocemente, oltre che confermare Maniero, ripeto, a meno che non hanno deciso che a gennaio tolgono 7-8 giocatori e ne prendono 3-4 come si deve, allora... Su Maniero, perché il discorso di questa settimana, delitto. Massimo De Liberis... Ma per quanto riguarda la mancata riconferma finora, mi pare che il problema sia sorto quando il procuratore si sia fatto avanti per un ritocco dell'ingaggio, e questo è un malcostume che effettivamente non è una cosa positiva. E poi se lo meriti o non lo meriti, sicuramente è un ragazzo che si impegna in campo. A me personalmente non ha mai esaltato e non l'ho mai nascosto. L'impegno che profonde è evidente, che poi sia un compagnone pure, però questo non significa che debba essere altrettanto tecnicamente eccelso. A me personalmente non fa impazzire. Montani? Sono d'accordo con l'avvocato, a me personalmente non piace come caratteristiche. È vero che tante volte toglie le castagne dal fuoco, però poi non mi fa impazzire.
Per me rende, perché fa anche la fase difensiva, è un generoso, fa il gol, tira i rigori, cioè, è chiaro, ha dei suoi limiti, anche acrobatico, insomma, non gli fanno mai un cross, è anche forte di testa, non è un fenomeno, però sicuramente in una squadra di Serie B ci sta bene. Cioè gli rinnoveresti il contratto? Io gli rinnoverei il contratto. Tu Gianfranco? No, io lo confermerei, perché non fanno un gioco per Maniero. Maniero tutte le... I gol che ha fatto, poverino, ha fatto sempre dei pezzi da 90, ha preso la palla, ha scartato, ha fatto sempre delle cose buone. Non ne facevano cross, ne calano terzine, gli esterni vanno, io non lo so, come fa sto povero ragazzo a fare i gol? È chiaro che quando gioca, quando lo mettono in condizione, è uno che lotta, è uno che si dà da fare, è tosto, è uno sferracavalli, il classico sferracavalli. Che Gianfranco, siamo in chiusura, tecnica, no. Festeggerà il decennale di Muso Duro quest'anno, quindi sì, una bella esperienza. Una grande festa, verrà anche il nostro Presidente del Consiglio, avremo parecchi personaggi, però saranno a portare la mappatella, perché se no non ne mangiano più niente. Comunque chiaramente pasteggeremo e brinderemo con il Crystal che io ho venduto per parecchio. Qual è stata la pagina più bella di questa esperienza in 10 anni? Ma il bene della gente, proprio questo grande affetto che mi hanno dimostrato quando sono stato male, specialmente ho visto. Ti cito un esempio, un messaggio bellissimo della curva sud di Avellino, ti ricordiamo con affetto, perché là Avellino, io so piate le mazzate, ma le so. Tuo amico Criscitiello? Il tuo amico Criscitiello non fa parte del gruppo dei tifosi, degli ultras, quello è un giornalista e così, però è stato un messaggio bellissimo che hanno riviso, per dire, ma tante, veramente, e poi questa massima esaltazione, che io sono... pane, vino al vino, io non faccio le tecniche cose, sono un tipo da correre a mezzo del campo, per me devi correre, devi profondere energie, onorare la maglia, la dignità, capito? Cioè io voglio uscire dal campo, non, ho perso la partita, però il tifoso mi deve battere le mani, perché io ho dato tutto, questo è quello che... Invece la cosa che ti ha dato più fastidio in questi 10 anni, se c'è stata? Niente, che non si vede una lira, tutto qua. Non si vede mai una lira. Qua tanti elogi, tante cose, però non si vede la lira, ma anche se ti smette l'Anderre, va bene lo stesso, va bene. Allora, Andrea, prima di chiudere, una notizia, qualcosa da dare? Sì. Un appuntamento, diamo un appuntamento all'insegna della beneficenza, il 20 dicembre infatti al Cinema Teatro Circus di Pescara alle ore 21, sabato prossimo quindi, ci sarà il concerto Misa Criolla, opera del compositore argentino Ariel Ramirez, che vedrà la partecipazione del coro dell'Accademia di Pescara, diretto dal maestro Pasquale Veleno e dal gruppo Acanto, con lo straordinario intervento dei musicisti cileni Raul Céspedes e Rodrigo Faulbaum Gomez. L'iniziativa, sostenuta dalla Mixo di Pescara, raccoglierà fondi a favore dell'organizzazione Save the Children Italia. Bene, Montani invece sempre alla finestra stai, Fabio, però è difficile trovare una società con un bel progetto, soprattutto per un allenatore valido come te. Ma nei dilettanti ora veramente è diventato un po' un casotto, c'è un casotto nei professionisti, figuriamoci giù, però è chiaro che tutti quanti si usano questo parolone progetto, però è veramente difficile. Qualcosa c'è stato già, però proprio come dicevi tu non mi sembrava il caso di andare... Bruno, ecco, tu che sei più esperto, che consiglio puoi dare a Fabio Montani? Di aspettare? Il momento è difficile, perché addirittura non voglio essere troppo... Però in quelle categorie, se non porti tu lo sponsor, non alleni. Quindi anche uno bravo come Montani... non ha la possibilità di esprimersi, in quanto lui andrebbe anche gratis, mi diceva prima del Giulianova, c'era questa possibilità, sarebbe andato anche gratis, perché è una piazza, perché è giusto anche rischiare, però con una prospettiva, con qualcosa, con uno stadio, una città, certo, dietro e tutto. Certo. Qua. L'occasione per dire una cosa che dice il mister, proprio una cosa ad hoc, andrei veramente gratis, sì, ma non porterei mai i soldi per allenare. Bravo. E lo fanno in tanti. Sì. E io invece voglio dargli un consiglio, non sta troppo alla finestra, che se no mette congeli. Insomma, la farete una grande festa per questi 10 anni vuole di Muso Duro? Vuole. Ma guarda che a Lanciano non è che sono molto
capito? No, la tifoseria mi hanno tenuto certe braccia corte, caro mio. Una volta sono piccata la mano alla saccoccia di uno, ci tengo un riccio, ma muccicate una tagliola, per dire. È molto difficile. Forse se ci penso io, se organizzo qualcosa con qualche sport. Ma anche nello studio televisivo, Nel periodo estivo cercherò di inventarmi qualcosa. Portiamo qualcosa al ristorante. Complimenti a te e complimenti a Sergio Mancini che avrebbe avuto soprattutto continuità. A parte gli scherzi, vorrei fare qualcosa al Promenade quest'estate, invitando tutti gli amici, proprio i veri amici delle battute, cioè, e facevo una serata alla grande, ma come si deve, capito? Spero. Mancini, supporta te, c'ha una pazienza. Ecco, pure una pazienza. Grazie a Valerio De Carlis, Andrea Costantini, grazie. Buonasera. Ringrazio Francesco Di Francesco, l'avvocato Massimo De Libris, Fabio Montani, Bruno Pace, Gianfranco Semproni. Noi ci vedremo venerdì per il numero di Bizzona, perché c'è l'anticipo Lanciano Carpi, quindi alle 21 andremo in onda con Bizzona e con il replay venerdì prossimo, sempre alle 21. Grazie per aver visto. Il campionato degli italiani.